Buongiorno a tutti dell'Assemblea. Benvenuti quindi all'ultima riunione della rete parlamentare delle donne libere dalla violenza prima della fine del 2020. Sono molto lieta di avervi qui anche nelle nostre circostanze attuali dovute alla pandemia del Covid-19. Io spero che siate tutti in buona salute e spero che l'anno prossimo saremo in grado di continuare il nostro lavoro nelle migliori condizioni possibili, in presenza o da lontano. Mi piacerebbe naturalmente vedervi di persona perché è molto differente la cosa. Sono molto onorata di dare il benvenuto al punto 4, quando parleremo del Forum Generazione Uguaglianza, le donne delle Nazioni Unite a Parigi il 2021. L'ambasciatore Delphine Ho, segretario generale del Forum Uguaglianza Generazione 2021, ministro per l'Europa e gli affari esteri e ambasciatore. E vorrei veramente dirle che sono enormemente lieta che lei sia stata in grado di venire alla nostra riunione. Questa è la prima volta che assumo la presidenza. Ringrazio i miei amici per il loro lavoro eccellente. Vorrei ricordare a voi tutti di ringraziare Ken Duberger, il nostro collega eccellente, nonostante tutte le difficoltà incontrate. Grazie per la preparazione a tutta la Commissione per le pari opportunità e contro la discriminazione. Ricordo a tutti che se volete prendere la parola dovete schiacciare sul bottone Request to Speak, Demande de Parole, e quando vi do la parola dovete manualmente accedere al microfono e alla telecamera. A destra avete uno schermo con la lista degli oratori. Vedrete che c'è una lista di richiesta di parola e questo apparirà sulla destra dello schermo. E quando prendete la parola, quando vi do la parola, dovete cambiare il bottone, schiacciare il bottone Floor, oratore. Grazie a chi mi ha spiegato tutto questo. Allora, i documenti per la riunione saranno disponibili anche nella lista che vedete a destra dello schermo dove c'è scritto Documents, documenti della riunione. Allora, passiamo al nostro ordine del giorno. Innanzitutto, dobbiamo adottare l'agenda. L'ordine del giorno riveduto, spedito il giovedì scorso, abbiamo aggiunto il nome degli oratori per l'audizione sulle buone prassi, adottata durante la seconda ondata del Covid-19 per far fronte alla violenza sulle donne. Abbiamo anche cambiato leggermente l'ordine degli oratori nella sessione dedicata alla presentazione del manuale sulla Convenzione di Istanbul. Grazie ai colleghi che mi hanno permesso di fare questo. Vorrei attirare la vostra attenzione sulle tempi previsti per i punti al nostro ordine del giorno, che sono importanti. La presentazione del Forum Uguaglianza Generazione 2021 comincerà alle 9:45. L'audizione sulle buone prassi adottate durante la seconda ondata del Covid incomincerà alle ore 11. Quindi, se ci sono colleghi che hanno delle osservazioni, parlate adesso o tacete per sempre. Non vedo nessuna richiesta e quindi spero che passeremo una meravigliosa mattinata insieme, lunedì mattina. Se non ci sono commenti, vorrei chiedere se possiamo approvare, considerate approvati questi cambiamenti. Non vedo nessuna obiezione. Pertanto vi ringrazio. E poi l'ordine del giorno viene così adottata. Passiamo adesso al punto 2 all'ordine del giorno.
Avete nei vostri dossier elettronici il verbale delle due riunioni della rete che hanno avuto luogo a Strasburgo il 28 gennaio. Qualcuno vuole commentare questi verbali? Qualcuno ha commenti? Se non vi sono commenti, consideriamo il verbale adottato e vi ringrazio. Adesso passiamo alla dichiarazione del relatore generale sulla violenza sulle donne, al punto 3 all'ordine del giorno, dove voglio parlare degli ultimi sviluppi che riguardano l'attività della rete e dei punti che tratteremo quest'oggi. Questa sarà l'ultima riunione di quest'anno, come ho già detto, e ci sono già diverse attività che sono previste per il 2021, una vetrina dell'impegno dei parlamentari nel combattere la violenza sulle donne. Abbiamo la lettera della rete che vi terrà sempre al corrente delle nuove attività e dei nuovi eventi. Le ultime settimane sono state particolarmente intense per quanto riguarda la lotta contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. E quindi in quel giorno ci sono state delle dichiarazioni unitamente al Parlamento europeo, al Presidente dell'Assemblea parlamentare, per ribadire il nostro impegno continuo per porre fine a tutte queste violenze. Grazie per il sostegno che abbiamo ricevuto. Durante i 16 giorni di attivismo che ha seguito, i membri della rete, nonché il Presidente dell'Assemblea parlamentare che ho appena citato, poi anche il Segretario Generale del Consiglio d'Europa e altri ospiti onorevoli hanno potuto dimostrare sulle reti sociali il loro impegno su questo argomento. Diversi articoli della Convenzione di Istanbul sono stati citati per ricordare l'importanza di questa lotta, ricordare quello che sta facendo la Commissione, la nostra Commissione, la Commissione per le pari opportunità. Sono stati citati articoli della Convenzione di Istanbul per ricordare che gli standard che esistono in questo testo rimangono come lo standard aureo e devono servire da modello a tutti gli altri paesi. Moltiplichiamo gli impegni della comunità con questi post su Facebook, si sentono degli strani rumori che impediscono di sentire bene l'oratrice. A partire dalla sua adozione, la Convenzione di Istanbul è stata oggetto di attacchi basati su incomprensioni, quello che è stato considerato come una volontà di negare alle donne una protezione adeguata dalla violenza. Critiche del concetto di genere utilizzato dalla Convenzione sono serviti per oscurare alcune intenzioni che sono nocive ai diritti delle donne. C'è stato persino un aumento di recente in questo atteggiamento negativo e un ritorno del pendolo contro il progresso è apparso in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa. Come relatore generale sulla violenza sulle donne, coordinatore della rete, faccio un appello a tutti i membri del Consiglio d'Europa affinché prendano le misure necessarie per firmare e ratificare la Convenzione di Istanbul e per garantire che le donne e le ragazze e le bambine siano protette da ogni forma di violenza. Durante la giornata di oggi avremo la possibilità, di cui mi rallegro, di discutere i diversi problemi correlati alla lotta contro ogni tipo di violenza sulle donne e ragazze e per promuovere la Convenzione di Istanbul a livello internazionale. Ho già dato il benvenuto al presidente del Forum Uguaglianza Generazione, l'ambasciatore Delfin o segretario generale del forum. Il manuale per i parlamentari sulla Convenzione di Istanbul,
Sarà così presentato e diversi membri della rete avranno la possibilità di discutere le buone prassi correlate all'utilizzo di questo manuale a livello nazionale. Questo permetterà ai nostri membri di apprezzare pienamente il potere e l'uso possibile di questo manuale nell'ambito del loro mandato. Il manuale, infatti, è uno strumento cruciale per risolvere le cattive concezioni sulla Convenzione, le sue cattive interpretazioni, dare potere ai parlamentari nella loro missione per difendere. L'ambasciatore Nostrum aprirà questa sessione discutendo gli ultimi sviluppi che riguardano la Convenzione di Istanbul da un punto di vista intergovernativo e ringrazio l'ambasciatore Nostrum. Da ultimo avremo la possibilità di discutere le buone prassi applicate durante la seconda ondata della pandemia del Covid per risolvere il problema della violenza sulle donne. Questo segue, è il prosieguo della relazione dell'onorevole Stinen e ci permetterà di trarre delle lezioni promettenti per il futuro e siamo preparati in questo modo a reagire a ulteriori nuove crisi. Vittime della violenza sulle donne devono essere tenute presenti in un modo coordinato, olistico, durante la gestione della crisi. Durante la prima ondata della pandemia, ad esempio, abbiamo visto che i diritti delle donne hanno a volte sofferto a causa della mancanza di preparazione, della mancanza di risorse dedicate alla cura delle persone a rischio. I deputati dell'Assemblea, altre parti in causa, controparti internazionali e il pubblico generale avranno la possibilità di mettere in rete e scambiarsi le idee su questo problema, ponendo delle domande agli oratori. Questi eventi online forniscono un'opportunità importante ai membri dell'Assemblea e coloro che ci seguono, delle organizzazioni internazionali, la società civile e al pubblico per poter avere un dialogo con i parlamentari, gli ambasciatori e altri ospiti di alto livello. Sono lieta di poter dire che l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi format, così come la volontà tenace dei deputati di difendere i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto, hanno reso possibile mantenere una continuazione del nostro lavoro e non è stato facile davvero, credetemi. Quindi aspetto con ansia la discussione della riunione odierna e sulle buone pratiche per prevenire e lottare contro la violenza sulle donne, promuovendo la ratifica della Convenzione di Istanbul, utilizzando tutti i mezzi a disposizione dei parlamentari per accelerare il processo. Questi input forniranno un'informazione valida ai membri del network e ai deputati che vogliono affrontare il problema della violenza sulle donne a livello nazionale e internazionale. E naturalmente vi ricordo della nostra riunione di commissione. L'ultima volta abbiamo convenuto che diamo il benvenuto a chiunque voglia aderire alla Nete. Ho finito così con la mia presentazione. Ho già citato il fatto che il punto 4 dell'ordine del giorno che adesso affronto è Forum Uguaglianza Generazione 2021. Donne delle Nazioni Unite, do adesso la parola all'ambasciatore Delphine Ho, segretario generale del Forum del Ministero francese degli Affari Esteri, che ci parlerà della riunione del Forum Uguaglianza Generazione che avrà luogo a Parigi nel 2021, accompagnata dal nuovo rappresentante permanente della Francia presso il Consiglio d'Europa, l'ambasciatore Marie Fontanelle, che ha preso il suo mandato il 1 settembre. Benvenuti all'Assemblea parlamentare e alla nostra riunione di rete quest'oggi e spero di potervi incontrare di persona molto presto. Sono molto lieta di dare la parola quindi all'ambasciatore. Lei deve perciò chiedere la parola. Ecco. La ringrazio e calorosi saluti da parte di tutti i miei colleghi. Signora Presidente, buongiorno, mi sente? Benissimo. Prendo la parola in francese, so che ci sono gli interpreti.
La ringrazio, signora Presidente della Rete parlamentare, per avermi invitato a questa riunione odierna. Signore e signori deputati, grazie quindi per questo invito a parlare di fronte a voi. Certo, sarebbe stato ancora meglio vedersi a Strasburgo di persona. Anche 2 settimane fa ho fatto una visita, ma ahimè, virtuale, ma sempre meglio che niente, del Consiglio d'Europa. E quindi ho già avuto la possibilità di parlare con lei, signora Presidente, alcuni dei suoi colleghi. La ringrazio quindi di darmi oggi la possibilità di presentare il forum Generazione Uguaglianza per l'anno prossimo di fronte alla rete parlamentare. Cercherò di essere breve nel mio intervento per lasciare tempo alle domande e risposte con i deputati. Sono ambasciatrice per i diritti delle donne per il governo francese, nonché segretario generale del forum Generazione Uguaglianza. E signore e signori parlamentari, penso che abbiate già sentito parlare di questo forum o attraverso la rete parlamentare o attraverso i vostri parlamenti. È un forum molto importante per la parità tra uomini e donne dopo la conferenza di Pechino, che aveva creato la piattaforma di Pechino nel 1995. Quindi è un'iniziativa un'agenzia delle Nazioni Unite, Donne delle Nazioni Unite, presieduta dai governi della Francia e del Messico, un paese membro del Consiglio d'Europa, un paese osservatore in seno al Consiglio d'Europa. Questo grande momento di diplomazia della società doveva avere luogo nel 2020 per celebrare l'anniversario della conferenza di Pechino, ma è stato spostato all'anno prossimo e quindi dal 29 al 30 marzo avrà luogo a Città del Messico e poi nel mese di giugno, seconda fase, a Parigi nel 2021 e potremo lanciare un dibattito. Qual è dunque la ragione d'essere, l'obiettivo di questo grande vertice diplomatico del forum Generazione Uguaglianza? Innanzitutto celebrare i 25 anni di progresso, ma ahimè anche, come lei ha detto Presidente, qualche ritorno indietro che purtroppo c'è stato a livello dei diritti delle donne. C'è stato un progresso clamoroso, accesso all'educazione, alla sanità, alle responsabilità politiche, alle responsabilità economiche, però ahimè vediamo anche che da qualche anno a questa parte, ahimè, i diritti delle donne sono oggetto di attacchi molto ben orchestrati contro la parità completa nei settori politico, economico, sessuale, riproduttivi, sociale, di salute, eccetera. E quindi, primo obiettivo del forum Generazione Uguaglianza organizzato dalle Nazioni Unite, fare il bilancio di questi ultimi 25 anni. Ma non basta tracciare un bilancio del passato, bisogna anche proiettarsi nel futuro. E quindi il secondo obiettivo del forum Generazione Uguaglianza è creare una roadmap per i prossimi 5-10 anni. Una roadmap che non si articola intorno a un nuovo testo, una convenzione o un trattato internazionale, bensì intorno a dei programmi d'azione concreta che vogliamo lanciare a Parigi nel giugno del 2021 e che funzioneranno per i prossimi 5 anni, 5-10 anni. Perché non creare un nuovo trattato internazionale, una nuova convenzione? Ebbene, insieme con le Nazioni Unite abbiamo ritenuto che gli strumenti giuridici che servono per proteggere i diritti delle donne esistono, ci sono. Abbiamo la Convenzione di Istanbul, naturalmente, vi ritornerò. Abbiamo la Convenzione per l'eliminazione di ogni tipo di discriminazione contro le donne, abbiamo la dichiarazione, la piattaforma di Pechino, abbiamo un buon numero di articoli di trattati internazionali che esistono proprio per difendere i diritti delle donne. Quello che ci manca oggi, ahimè, cos'è? I mezzi d'azione, i modi per mettere in atto questi diritti che in teoria sono garantiti, ma in pratica no. Ecco perché il forum Generazione Uguaglianza, che è un forum multi attori, che riunisce l'ONU, gli stati membri,
la Francia, il Messico e una quarantina di stati membri delle Nazioni Unite, alcune organizzazioni della società civile, delle associazioni, il settore privato, le grandi aziende che si impegnano per la parità, delle organizzazioni filantropiche del mondo intero, organizzazioni di Ginevra, personaggi importanti del mondo della cultura, dello sport e della sanità. Ecco perché questo forum multiattori è organizzato intorno a quello che noi chiamiamo delle coalizioni di azione. Avevamo lanciato all'inizio del 2020 sei coalizioni di azioni sulle tematiche seguenti: lotta contro le violenze di genere, diritto alla giustizia economica, lotta delle donne nella lotta contro il cambiamento climatico, ruolo delle donne nella tecnologia e l'innovazione, diritto alla salute sessuale e riproduttiva e movimenti e libertà delle donne. C'è un'altra ulteriore tematica che sarà oggetto di un meccanismo a parte. Donna, pace e sicurezza, perché quest'anno è anche il 20° anniversario della risoluzione 1325. Abbiamo aggregato gruppi di attori, stati, organizzazioni multilaterali, associazioni della società civile, delle aziende che hanno manifestato il loro interesse volontario per impegnarsi in una di queste dinamiche. Li abbiamo battezzati campioni o leader di queste coalizioni d'azione. Sono già al lavoro 12 paesi membri del Consiglio d'Europa e me ne congratulo, fanno parte di queste coalizioni d'azione: l'Armenia, la Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Islanda, Nord Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e aggiungerò anche due stati osservatori, Canada e Messico. Quindi abbiamo in tutto 14 stati che si sono impegnati nel forum Generazione Uguaglianza e che hanno già incominciato un lavoro di brainstorming con gli altri campioni. Daremo loro il mandato a Parigi. Abbiamo dato il mandato di presentare a giugno a Parigi la loro roadmap di una coalizione d'azione multilaterale e seguito dai diritti delle donne nelle lotte contro il cambiamento climatico, contro le violenze sulle donne. È una roadmap molto concreta con dei finanziamenti su 5 anni con degli obiettivi. Più il meccanismo sanità-sicurezza, che sarà una piattaforma di sinergia e di mobilitazione dei finanziamenti e dell'impegno politico per la risoluzione 1325. Quindi sono qui oggi per esortare gli altri Stati membri che ancora non si sono impegnati a raggiungerci. Si tratterà di un momento storico. Sono 25 anni che non c'è stata una conferenza mondiale delle Nazioni Unite per i diritti delle donne. A pensarci è abbastanza scandaloso. È come se fossero 25 anni che non abbiamo mai avuto una conferenza delle parti per l'ambiente, ad esempio. È un qualcosa quindi urgente per la comunità internazionale, ritrovarsi per tracciare un bilancio dei progressi e regressi, per dare un nuovo impulso per i prossimi 10 anni, per il futuro, soprattutto tenuto conto quanto lei ha descritto, signora Presidente, un aumento degli attacchi contro i diritti delle donne, anche contro testi e convenzioni internazionali che esistono, sono state firmate, anche a volte ratificate, che vengono invece rimesse in questione. È ancora il nostro obiettivo nell'ambito del forum Eguaglianza Generazione Uguaglianza, anche se non creiamo un nuovo strumento giuridico, abbiamo comunque l'obiettivo di promuovere gli strumenti giuridici già esistenti, così come evidentemente la dichiarazione della piattaforma d'azione di Pechino, ma anche la Convenzione di Istanbul. La mia collega rappresentante permanente della Francia presso il Consiglio d'Europa è presente anch'essa a questa riunione. Lei saprà che la Francia ha fatto molto per la ratifica della Convenzione di Istanbul e anche per la sua universalizzazione in occasione della sua presidenza nel 2019. Continueremo quindi con questo lavoro
E bisogna ritenere che la Convenzione di Istanbul sia non soltanto uno strumento prezioso, ma sia veramente lo strumento indispensabile, più sofisticato e più progredito per la difesa dei diritti delle donne, protezione e prevenzione delle violenze basate sul genere. Abbiamo visto durante il lockdown a causa della pandemia. Le violenze sulle donne sono aumentate in modo disastroso, catastrofico, e questa pandemia nascosta, come la chiama il segretariato dell'ONU e l'ONU Donne, è in corso quest'oggi. Noi vogliamo quindi che i membri del Consiglio d'Europa e l'Assemblea parlamentare possano impegnarsi nel forum Generazione Uguaglianza e, poiché siete l'organizzazione nazionale più importante nel territorio europeo, avete un'enorme portata. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha una capacità di influenza che va al di là delle frontiere del Consiglio d'Europa per applicare la Convenzione di Istanbul. La prima coalizione di cui ho parlato è la coalizione per la lotta sulle violenze di genere, che è perfettamente in linea con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul. Ho avuto degli scambi con la Presidente, e con il Presidente dell'Assemblea parlamentare. Ho avuto degli scambi con la Commissione per la parità e la non discriminazione, con il Grevio, con molte altre istanze del Consiglio d'Europa, ed ho espresso il mio desiderio e il mio auspicio che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa possa unirsi alla nostra coalizione contro le violenze basate sul genere. La lista dei paesi e delle organizzazioni infatti non è affatto chiusa e noi accettiamo ancora altri membri di queste coalizioni che possono iscriversi in questa dinamica e assumersi degli impegni, perché questa è la condizione per poter partecipare al Forum Generazione Uguaglianza. Non è fare un bel discorso a Parigi o a Città del Messico, ma si tratta veramente di assumersi degli impegni. E io penso che l'Assemblea parlamentare, la Commissione, la rete parlamentare abbiano il loro posto nell'ambito del forum Generazione Uguaglianza. Ecco, in poche parole, la presentazione del forum. Da un punto di vista pratico, per le persone interessate ci sarà in modo virtuale a fine marzo, a priori, in modo invece presenziale virtuale a giugno, un incontro degli capi di Stato e di Governo, presidenti dell'Assemblea, eccetera, a Parigi, e ci sarà un centinaio di avvenimenti paralleli su piattaforma numerica, e si tratterà quindi del più grande vertice diplomatico che la Francia accoglierà e uno dei più grandi eventi dell'anno 2021 che noi aspettiamo da ormai 25 anni. Grazie, signora Presidente. E naturalmente sono a vostra disposizione per rispondere alle domande dei parlamentari. La ringrazio prima di tutto per il suo entusiasmo per la questione. Sono certo che lei siamo convinti che tutto ciò è nelle mani giuste, ma è anche importante poi chiedere adesso all'ambasciatore Fontanelle se vuole aggiungere qualcosa. Non l'ho vista, se ancora ha chiesto la parola. Se vuole fare un commento, dovrebbe chiedere la parola. Per il momento non l'ha richiesta. Ah sì, l'ha richiesta ora. Cara ambasciatrice, primo luogo, siamo molto lieti di accoglierla qui. Lei lavora qui da settembre e ovviamente ha cominciato il lavoro nel periodo peggiore, a distanza, ma speriamo di incontrarci quanto prima. Prego, a facoltà. La ringrazio d'accogliermi in questo scambio. Sarò molto concisa perché vorrei che si avesse tempo di rispondere magari a delle domande. Però, visto da Strasburgo, e non aggiungerò nulla alla presentazione sul forum Generazione Uguaglianza, ma vista da Strasburgo
È una bellissima nuova opportunità questo forum e la coalizione contro la violenza di genere. È un'ottima occasione per portare avanti questo approccio a cui la Francia è molto legata, per poter continuare e far avanzare e rendere sempre più universale la Convenzione di Istanbul. Per noi si tratta di una nuova finestra che si apre, certo ben più vasta nelle sue ambizioni, e che ci permette di avanzare appunto nella prospettiva del forum. E lei sa che festeggiamo il 10º anniversario della Convenzione di Istanbul a maggio, cominceremo a marzo a in Messico, a giugno, luglio sarà a Parigi, e quindi c'è una buona sincronia. Volevo semplicemente citare questo e dirvi che mi rallegro, come ha detto Delphine prima, col presidente Demes. Tutto questo promette bene e non so ancora se avete potuto progredire in questi scambi sul fatto che l'Assemblea parlamentare in quanto tale faccia parte della coalizione come membro, e io spero che questa sessione di scambio ci permetterà quindi di avanzare. Se poi ci sarà la plenaria a gennaio a Strasburgo, cosa che io spero, mi farebbe piacere incontrarvi per poter continuare gli scambi. Grazie. È estremamente importante che ci siano anche le possibilità, quindi, che il Consiglio d'Europa si impegni in questo lavoro. E proporremo delle azioni, dei programmi concreti, che e non c'è ombra di dubbio che voi veramente cercate di presentarci tutti gli argomenti che sono di estrema importanza per noi tutti. E ovviamente sono profondamente convinta che il Consiglio di sicurezza e la cerimonia permetterà alla settimana prossima di celebrare questo, perché il 2020 io ero a New York l'ultima volta e avevamo avuto degli incontri molto interessanti, e il fatto di non averlo potuto fare è stata una perdita per noi tutti. Ma speriamo che il 2021 possa essere un anno in cui potremo finalmente agire maggiormente. E lei ha detto prima la dichiarazione d'azione. Io penso che sia veramente uno strumento essenziale per noi, e sono stata molto lieta di sentire che c'è il desiderio di portare avanti. È lo strumento più sofisticato dopo la Convenzione di Istanbul, è uno standard. Ed è veramente qualcosa che permetterà di migliorare e cambiare la vita delle donne. Allora, ancora grazie, cari colleghi, che partecipate alla riunione di network. Non vedo messaggi. Se qualcuno vuole fare un commento o una domanda, potete chiedere la parola. Io sono convinta che veramente abbiamo avuto un programma molto chiaro e un impegno molto chiaro. E a Delfina, o se c'è qualcun altro che vuole chiedere la parola, il segretariato mi può aiutare? Non ci sono commenti, tutti sono soddisfattissimi. Bene? Sì, non c'è nessuna richiesta di parola, onorevole Gurmai. Allora, quale presidente? Quello che penso che possiamo fare, se avere una nota di una pagina che possiamo mandare a tutti i membri della nostra rete. E penso che veramente sia anche alla commissione diretta da Petra della Commissione Parità, e inviare questa informazione anche a tutti i membri delle commissioni, perché, come lei ha giustamente detto, c'è la possibilità di aderire, e io penso che sarebbe molto importante. Probabilmente
C'è un po' alla fine dell'anno un senso di fatica, di stanchezza, magari non si fa abbastanza attenzione a una questione così importante e io penso che sarebbe invece molto importante avere più informazioni. È possibile avere quindi questo documento? Ah, Carina Olson ha chiesto la parola e le darò la parola. Quindi, Carina Olson è una collega svedese molto impegnata. Contenta di vederti, Carina. Sì, grazie, Delfina e Zita per le informazioni. Come ha detto Zita, sarebbe molto positivo e sarebbe molto interessante avere un documento per poter informare tutti i miei colleghi del Parlamento, nonché tutta la società civile, perché adesso, in questa fase di lockdown in tanti paesi, non siamo così aggiornati come lo saremmo di solito. Quindi sarebbe interessante sapere che cosa possiamo fare noi a livello del nostro Parlamento e anche a livello di società civile con i contatti che abbiamo e poi anche a livello di regioni. E quindi se ci manda un documento, noi cercheremo di farlo passare. Volevo anche riprendere quello che ha detto Zita alla Convenzione di Istanbul. È così importante, ma soprattutto in questa fase di Covid, e quindi penso che ci bisognerà veramente concentrarsi anche su questa attività, cioè sull'applicazione della Convenzione di Istanbul. Quindi grazie per queste informazioni. E cercherò di fare del mio meglio dal punto di vista della Svezia. Grazie. Grazie, Carina. Volevo anche dire, se me lo permette, che l'ex ministro svedese delle questioni sociali, Asha Ritka, sta facendo un incredibile lavoro, quale numero due alle Nazioni Unite. Io l'ho sentito appunto in una conferenza a dicembre, sono convinta che sarà molto presente. E poi ha un ministro degli esteri svedese che è donna. Io sono convinta che questo ci permetterà di avere un pieno sostegno da parte della leadership e dei governi. La mia domanda. Non so se Petra Bayer è presente. Sarebbe utile se Petra potesse dirmi se è d'accordo su questa idea, perché io quale segretario posso, certo, segretario della GEP posso agire, però vorrei un po' di guide da parte di coloro che sono presidenti. Sì, purtroppo per il momento Petra Bayer non può essere con noi, però sicuramente potremo mandarle la domanda e chiederle l'aiuto. Grazie. Allora possiamo essere sicuri che il suo messaggio passerà e sono anche lieta di informarla che ci sarà la possibilità di aprire la rete a più parlamentari. E questo significa che potremo essere più numerosi e più efficienti e portare avanti questo lavoro che voi state facendo. E se non c'è nessun'altra richiesta di parola, volevo semplicemente chiedere al segretario generale se c'è qualcosa che vuole aggiungere o rispondere a quanto ha detto la signora Carina Olsen. Grazie, volevo già ringraziarvi per questo invito dei parlamentari che ci ascoltano. Per la signora Olsen, la Svezia è stata uno dei primi paesi ad aderire al nostro forum. Io ho lavorato col mio omologo, l'ambasciatrice per i diritti dell'uomo, la signora Anna Derns della Svezia, e con il ministro degli affari esteri. Trasmetteremo tutti i messaggi del forum in inglese e poi ci sono anche delle informazioni sul sito forumgenerationequality.org e con grande gioia anche per intervenire nuovamente o davanti alla Commissione o davanti all'Assemblea parlamentare a partire dal mese di gennaio,
Dopo la stanchezza un po' della fine dell'anno e di Natale, spero che saremo tutti in gran forma e comunque l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa può sempre raggiungere il forum e ci ne rallegriamo perché voi rappresentate non solo 47 paesi, ma 47 parlamenti e quindi popoli di questi paesi. Ed è quindi importante avere dei parlamenti che partecipino attivamente al forum. Sono ovviamente a disposizione anche via mail per rispondere alle domande degli uni e degli altri. Io presso la grazie alla nostra rappresentante permanente al Consiglio, grazie. Grazie, come ho detto prima, io cerco di fare del mio meglio, ma sicuramente tutti i colleghi che non sono qui oggi con noi potranno forse partecipare e in questo modo possano essere a conoscenza di tutto questo. E se c'è anche, possiamo anche mettere un link sulla pagina Facebook. E in questo modo far sì che questa attività così importante sia resa nota a tutti. E posso dirle, e volevo ringraziarle ancora una volta per il suo impegno e notevole lavoro, e incrociamo le dita e quindi buon Natale e un miglior anno nuovo, se così possiamo dire. Per lei e per l'ambasciatrice, e quindi continuiamo la nostra lotta insieme e sicuramente ci troveremo, speriamo, non solo in modo virtuale. E ringrazio per il suo impegno, grazie. Grazie e buone vacanze. Ottimo. Mi è stato detto che adesso posso passare al prossimo punto all'ordine del giorno, che è il libretto per i parlamentari sulla Convenzione del Consiglio d'Europa nella lotta e nella prevenzione della violenza domestica, la famosa Convenzione di Istanbul, uno strumento forte per porre fine alla violenza basata al genere. E quindi mi rimetto su Flor perché si sente male, mi hanno detto. Prima di tutto, volevo dirvi chi sono i nostri ospiti. Abbiamo Nina Nordström, ambasciatore straordinario plenipotenziario, rappresentante permanente della Finlandia, presidente della commissione delle parti della Convenzione di Istanbul, che ci darà quindi un aggiornamento sugli ultimi sviluppi per quanto riguarda la convenzione, e poi membri della rete, Dimitri Ubron, Rosa Bjorn Brix von Dottir, Beatrice Fresco Rolfo di Monaco, che è presidente di questa rete, e Eglantina Germeni dell'Albania. Grazie per l'attività che lei ha organizzato presso il Parlamento, cara Eglantina. E avremo poi ovviamente uno scambio di punti di vista. E parleremo delle buone pratiche per quanto riguarda l'uso di questo libro per i parlamentari sulla Convenzione di Istanbul, libro guida. Ma su un capitolo specifico e con esempi concreti dei progressi che sono stati fatti per quanto riguarda l'implementazione della Convenzione di Istanbul a livello interno e, come ho già detto in precedenza, Sua Eccellenza Nina Nordström, è un onore averla con noi oggi. E ci dovrà dare un aggiornamento su tutti gli sviluppi della convenzione. E come ho già detto, grazie per questa attività durante questi ultimi giorni.
Ambasciatore nostro deve chiedere la parola in modo che gliela possiamo dare. Dobbiamo imparare la tecnica, è la prima volta che io lo faccio, quindi cara Nina, benvenuta in questa incredibile rete virtuale. Ottimo, grazie, grazie. Signora Presidente, cari partecipanti, vi ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto per partecipare a questa riunione e sono veramente molto lieta che questa rete esista per una delle discussioni più importanti sui diritti dell'uomo. Mi è stato chiesto di definire un po' la situazione per la vostra discussione oggi su questo libro per i parlamentari. Ovviamente la mia posizione è governativa e intergovernativa e ho 5 punti che volevo indicarvi su a che punto siamo nella Convenzione di Istanbul e il lavoro tra le parti della Convenzione. E quale uso i parlamentari possono fare per sostenere e appoggiare la convenzione? Prima di tutto, volevo darvi i ringraziamenti per le parti che si incontreranno domani, cioè proprio. E sarà per me piacevole dire nella commissione delle parti di avervi incontrato oggi. La convenzione è in una fase molto interessante nei suoi sviluppi. Infatti, l'anno prossimo, il 2021, sarà 10 anni dopo la prima firma della convenzione e questo verrà celebrato a Berlino l'11 maggio con la presidenza tedesca del Consiglio d'Europa. La commissione indipendente Grevio ha già negli ultimi anni, nella sua valutazione delle relazioni degli stati membri, ha fatto questa relazione. Domani parleremo proprio delle raccomandazioni del Grevio per l'ultima serie di paesi che sono stati valutati, che sono Andorra, Belgio, Malta e Spagna. Inoltre, la commissione delle parti parlerà anche del modo in cui gli stati possono verificare e controllare l'applicazione delle raccomandazioni del Grevio. Questo significherà guardare quelle che sono le fasi logiche della convenzione con un controllo peer-to-peer, apprendendo da quello che si è fatto, il lavoro intergovernativo. E dobbiamo quindi portare la convenzione a crescere e a maturare nei prossimi 10 anni. In secondo luogo, è chiaro che, malgrado l'ottimo lavoro fatto dal Grevio e malgrado i passi avanti che sono stati fatti negli Stati membri su questo argomento e malgrado degli sviluppi interessanti nella convenzione, ci sono anche ancora molti elementi che ci preoccupano. Continuano a rimanere dei problemi per quanto riguarda i diritti di genere in molti paesi in Europa. E quello di cui abbiamo bisogno è un impegno forte a livello governativo per l'applicazione della Convenzione, perché gli stati e i governi sono quelli che sono responsabili di garantire i diritti alle donne. Ed è qui che arriva questo manuale. Che cosa possono fare i parlamentari per sostenere la convenzione? E questa è una domanda che è molto importante. Il concetto della violenza nei confronti delle donne è proprio uno dei diritti rimessi in questione. E ci sono degli elementi più concettuali della Convenzione che sono anche interessanti da esaminare. Ecco perché abbiamo bisogno di avere però degli strumenti pratici e concreti per poter avanzare.
e io sono convinto che questo manuale sia veramente uno strumento utile in tal senso. Ricorderete tutte le prese di coscienza e il sostegno politico che sono molto utili, ma soprattutto abbiamo bisogno di avere dei passi concreti, cioè una legislazione, degli organi nazionali, delle istituzioni finanziarie che facciano il vero lavoro per la protezione delle vittime, e soltanto allora potremo veramente cominciare a porre fine all'impunità nella violenza nei confronti delle donne. Quindi questo manuale è veramente estremamente utile e sarei molto lieta di sentire cosa ne pensate. Perché io penso veramente che offra delle linee guida e delle risposte a quelle che sono le buone pratiche. Terzo, questo manuale sottolinea anche perché questa convenzione deve essere difesa e che talvolta è difficile da difendere. Il fatto che le misure nazionali oggi dicano sono sufficienti e che i trattati vincolanti internazionali non sono utili, è sbagliato. Nessun paese, infatti, ha risolto il problema della violenza nei confronti delle donne da solo, ma il contrario invece è vero. Ci sono dei paesi che hanno aderito allo strumento vincolante, l'unico che esiste al mondo, hanno imparato parecchio, hanno fatto netti miglioramenti nelle loro azioni. E la cosa ancora più importante, coloro che hanno aderito alla convenzione hanno l'obbligo di continuare a sintonizzare, finanziare le loro azioni nella prevenzione, e nella prevenzione delle violenze domestiche. E l'argomentazione che gli sforzi nazionali bastano non sono sufficienti. Noi viviamo in un mondo ormai multilaterale di convenzioni che è stato talmente utile in tanti campi e quindi può essere utile anche in questo. E quindi vale veramente la pena di lottare per la Convenzione di Istanbul. Per far avanzare la ratifica della Convenzione di Istanbul, i parlamentari hanno veramente un ruolo importante. Noi vogliamo che questa sfida continui e che i parlamentari continuino a far firmare. Ovviamente la Convenzione è anche aperta a paesi che non fanno parte del Consiglio d'Europa. E nel contesto dell'Unione Europea l'ambizione di aderire a questa Convenzione Europea continua a essere un elemento che merita interesse. Ci sono alcuni co governi che sono contrari, ma la gran maggioranza degli Stati membri sostengono la Convenzione di Istanbul e vorrebbero aderire quale Unione Europea. E infine volevo semplicemente condividere con voi che la parte più interessante del vostro manuale è l'allegato 1 con la lista di come i parlamentari devono sostenere la Convenzione di Istanbul, mostrando l'esempio, eccetera, eccetera. Quindi continuate a sostenere questo lavoro più lato dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto e l'accesso alla giustizia in Europa. Io sono fortemente convinta che laddove lo Stato di diritto viene rispettato, sono rispettati anche i diritti delle donne e la parità di genere. Vi ringrazio. Toxia as all my Grazie. Itoxia, in finlandese, tutto quello che so. Naturalmente è sempre molto importante sapere quello che dovremmo e potremmo fare per migliorare le cose. E vorrei adesso dare la parola al prossimo oratore. Doveva essere Blum, però non vedo il suo nome scritto nella lista di coloro che hanno chiesto la parola. Ah, ma eccolo qui. E sono molto lieta di dare la parola a facoltà. Grazie mille, signora relatrice. Ecco, però il suono va e viene.
Bene, adesso mi sentite meglio, vero? Benone. Quindi, innanzitutto, grazie alla relatrice generale per avermi invitato a partecipare a questa rete per i diritti delle donne per poter apportare il mio modesto contributo. Ci siamo riuniti a proposito della creazione di questo manuale per i parlamentari. Manuale sulla Convenzione di Istanbul, e vorrei presentare alcuni provvedimenti legislativi e l'elaborazione di alcune politiche che sorreggono le norme della Convenzione in Francia. E vorrei esprimere qui l'impegno del governo francese nell'ambito della lotta contro le violenze sessuali e coniugali, che sono state molto intense in questi ultimi 6 anni. È difficile che con un solo intervento possa spiegarveli tutti, ma approfitto del mio intervento per congratularmi per il lavoro del Ministro per la parità uomini donne e la sua moglie Nicolai, Bernard Cuillard, Guillaume Bouffier-Chat, Aurélienne. Le ultime legislazioni si sono date particolarmente da fare per soddisfare tutte le condizioni della Convenzione di Istanbul nel corso di un progresso volto a combattere questo flagello che sono le violenze domestiche. Innanzitutto per quanto riguarda la prevenzione, tra il 3 settembre e il 25 novembre 2019 il governo ha lanciato delle consultazioni, Grenelle come lo chiamiamo in Francia, sulle violenze coniugali, che è la prima tappa preliminare per l'adozione di nuovi provvedimenti per fare una diagnosi di uno strumento che funzioni, di ciò che funziona, di ciò che invece era inutile. E abbiamo fatto questa analisi per mobilitare l'insieme degli agenti locali, i prefetti, i responsabili eletti, le forze dell'ordine, le aziende, le associazioni e i semplici cittadini e naturalmente le vittime della violenza coniugale. Come risultato di queste consultazioni territoriali sono stati trasmessi i risultati ai deputati, al governo, che sono stati invitati a mobilitarsi per poter creare delle disposizioni, delle normative a tale riguardo. E la forza d'urto di queste consultazioni, Grenelle, è stato rendere pubblico il livello di urgenza e dare visibilità alle vittime della violenza coniugale. E questo è stato un grande successo. Prima del Grenelle, l'8% soltanto della popolazione francese ne era al corrente e 59% dopo il Grenelle. Quindi questa operazione di sensibilizzazione, conformemente all'articolo 24 della Convenzione di Istanbul, per quanto riguarda le violenze domestiche e le permanenze telefoniche. Quindi questo spirito di Grenelle spero continua a vivere nello spirito dei nostri concittadini, ivi compreso nei periodi tristi come questo di crisi della pandemia da virus Covid. Bisogna che tutti si mobilitino per promuovere e far vivere i dispositivi di allarme. Questo si traduce facendo figurare il numero da chiamare, il 3619. Nelle idee pliante a destinazione delle donne, delle violenze, anche manifesti da esporre nei negozi, per esempio, con questo numero verde da chiamare. Questo include anche la creazione di luoghi, asili che accolgono le vittime in partenariato con delle associazioni locali e un sostegno finanziario alle associazioni delle vittime grazie a delle operazioni come e i prodotti che si condividono o la raccolta di spiccioli presso i negozianti. Si tratta poi di far fronte alla lotta contro la violenza sessuale e sessista. E a questo punto vi parlo della legge del 3 agosto del 98, in totale conformità
con l'articolo 58 della Convenzione di Istanbul, che allunga il termine di prescrizione per i reati sessuali su minorenni, che è arrivato a 30 anni. Quindi una persona può denunciare il suo aggressore molto più a lungo, e questo faciliterà la repressione del delitto, soprattutto in quei casi in cui l'aggressione sessuale causa un'amnesia, a volte molto lunga. Questo crea un nuovo quadro giuridico che permette di punire gli stupri e le aggressioni sessuali contro i minorenni, protegge meglio i bambini. Ci sono degli elementi del codice penale che permettono di stabilire l'aggressione, lo stupro su un minorenne, che sono precisati, prevedendo che la sopraffazione morale fa parte del delitto, perché la vittima non ha modo di difendersi. In fase con gli articoli 34 e 40 della Convenzione di Istanbul sulla molestia e la molestia sessuale, la nuova legge del 2018 amplia la definizione di delitto online per colmare un vuoto giuridico, perché è possibile una molestia anche online perpetuata da più individui, e inoltre la legge ha creato un nuovo delitto, che è l'oltraggio sessista, per agire contro le molestie in strada, ispirata a quella di crimine di molestia sessuale, che però proibiva di punire degli atti commessi in modo isolato. Per quanto riguarda le violenze coniugali, ci sono due leggi. La prima legge, 28 dicembre 2019, per agire contro le violenze in seno alla famiglia e agire contro il femminicidio, in conformità con l'articolo 53 della Convenzione. Il lasso di tempo dell'ordinanza di protezione da parte del giudice delle famiglie è ridotto. Questo permette al giudice mostrare che ci sono delle violenze domiciliari, domestiche, e di mettere in atto senza aspettare dei provvedimenti urgenti, ovvero sia evincere il convivente violento, isolare il congiunto o eventualmente la proibizione per il coniuge violento di porto d'armi. Se la vittima psicologicamente lo desidera, può essere anche seguita in modo psicologico, può essere aiutata finanziariamente per poter rimanere nel suo alloggio e può avere degli anticipi per pagare l'affitto. Per quanto riguarda la protezione delle vittime, prevista dalla Convenzione di Istanbul, quando ci sarà la pronuncia di un divieto di isolamento della vittima, sarà possibile applicarla per proteggere la vittima dal coniuge violento, e deve esistere un telefono violenze, un pericolo grave nel caso in cui il coniuge violento non rispetti questi provvedimenti presi dal giudice. Poi, 30 luglio 2020, seconda legge che protegge le vittime, prescrizione legislativa dei lavori del Grenelle di cui vi parlavo prima. Questa legislazione recente, conformemente all'articolo 31 della Convenzione, permette di sospendere il diritto di visita e di alloggio del bambino minorenne presso il domicilio dei genitori. Vedi articolo 46 della Convenzione. Bisogna considerare le circostanze aggravanti. In caso di violenza in seno alla coppia, l'iscrizione al registro giudiziario degli autori di infrazioni sessuali è automatico, salvo contraria decisione del giudice. Per le infrazioni più gravi, la nozione di molestia in seno alla coppia è ritenuta una circostanza aggravante, e la procedura di mediazione in materia penale e civile è la stessa per le violenze coniugali. Questo rafforza le tensioni contro gli autori del fatto e gli toglie loro gli obblighi alimentari. Ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle delle persone dichiarate, che possano
attentare all'integrità della persona che è stata oggetto di violenza. Inoltre, la molestia morale in seno alla coppia che ha portato al suicidio, un tentativo di suicidio, è punito con 10 anni di prigione e 500.000 euro di multa. Ecco, mi soffermo su delle disposizioni della legge del luglio 2020, giuridicamente possibile grazie alla pressione della società su alcuni legislatori che erano reticenti. L'articolo 28 della Convenzione di Istanbul, infatti, lo sapete, prevede che le parti prendano i provvedimenti necessari affinché le regole di segretezza imposte ad alcuni professionisti non costituiscano un ostacolo alla possibilità, in condizioni particolari, di rivolgersi a delle organizzazioni e autorità competenti se hanno dei motivi gravi di ritenere che un atto grave di violenza coperto dal campo d'applicazione della presente convenzione sia stato commesso e che siano da temere dei nuovi atti di violenza grave. Ecco, grazie al Grenelle, alle proposte che ne sono derivate, la legge si scrive in questo articolo 28. Improvvisamente non si sente più. Ah, ecco. Per proteggere le persone in pericolo immediato che si trovano sotto minacce. Il professionista della sanità deve anche ottenere l'accordo della vittima. Nell'ambito dell'impossibilità di rispettare l'accordo, deve comunque fare una segnalazione al procuratore della Repubblica. C'è un'ultima disposizione che è stata adottata in Francia e in altri paesi. Queste persone, se non hanno risorse, sono prese in carico dallo Stato per pagare le spese. Questo è disponibile a priori per coloro che hanno un'ordinanza di protezione in quanto vittime di violenza sessuale. Alla fine la vittima può disporre delle risorse necessarie, rimborsare il giudice, si impegna a iniziare rapidamente la procedura giudiziaria perché a volte questi motivi finanziari sono importanti. A volte il coniuge violento taglia l'accesso alle risorse finanziarie della sua vittima. Cari colleghi, sappiate che sono pienamente conscio che sono i mezzi dati a questi provvedimenti che permettono di ottenere dei risultati. La Francia, come vedete, ha già adottato tre testi nell'ambito di 2 anni, ha proceduto a una grande campagna di sensibilizzazione della sua popolazione. Gli attori competenti sono così obbligati a impadronirsi di questi strumenti e il legislatore ha agito e abbiamo così potuto recuperare un ritardo che sicuramente avevamo rispetto a molti altri paesi. Ancora una volta, quindi, grazie di avermi dato la possibilità di esporre l'evoluzione della Francia e vorrei augurarvi per il 2021 la felicità a voi tutti. Speriamo di poter ritornare alla normalità nel nostro lavoro, ma speriamo soprattutto di riuscire a fare progredire i diritti delle donne, a proteggerle dalle violenze che subiscono quotidianamente e anche a domicilio. Grazie. Grazie per il suo impegno. Grazie mille per averci dimostrato quello che fa la Francia. Grazie anche per il riferimento agli articoli, ai vari articoli della Convenzione che dimostrano la sua utilità. E adesso vorrei dare la parola a Rosa Björk Brynjolfsdottir, che ha chiesto la parola, quindi posso dargliela. E ci parlerà delle buone prassi relative. Ci sono dei tap 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 di qualcuno batte sul microfono, sul tavolo e quindi non si sente più niente. Appare l'immagine di Rosa Björk. E ha facoltà. Cari colleghi, grazie per avermi invitato. Sono molto lieta di essere con voi. Si tratta di un tema così importante, in particolare in questi tempi di pandemia. È un grande piacere poter sentire e prendere vostre notizie. Vediamo cosa succede in Scandinavia.
C'è sempre stata questa aspirazione alla parità tra uomini e donne in tutti i settori. Quindi tutti i paesi scandinavi hanno agito insieme alle loro istituzioni politiche. La maggior parte dei paesi nordici continuano la lotta per la parità di genere. E nel 2020 la Norvegia, l'Islanda e la Svezia erano in testa un indice che tiene conto della parità di genere su vari criteri economici, sociali ed altro. E quindi abbiamo avuto degli ottimi risultati anche nella politica, a livello del mercato del lavoro, dell'istruzione, però non pensate che siamo perfetti anche se abbiamo degli ottimi risultati. Ci troviamo infatti sempre di fronte a delle situazioni di violenza domestica, violenza sessuale, violenza basata sul genere o molestie e quindi abbiamo anche noi da imparare. Abbiamo appena finito una intervista sul potere economico degli uomini, la maggior parte dei manager sono uomini, il 40% in meno sono donne a tutti i posti importanti e le donne sono sempre a rischio di violenza domestica e sessuale. Non abbiamo sviluppato quindi abbastanza rapidamente la parità di genere nella giusta direzione, anche se facciamo meglio di altri paesi. Vista la nostra esperienza, vorrei parlarvi dell'applicazione della protezione e della prevenzione della violenza sulle donne, a fronte delle nostre esperienze nazionali. E della Convenzione di Istanbul, penso che sia molto importante utilizzare questo manuale per i parlamentari sulla Convenzione di Istanbul, perché è una risorsa pratica buona per i deputati e per tutto il sistema politico. Che un paese abbia già ratificato o debba ancora ratificare la Convenzione di Istanbul. È un buono strumento, quindi, sia per i deputati per svolgere un ruolo attivo nel settore dell'educazione, dell'istruzione, della sanità. È uno strumento importante anche per utilizzare, vedere in che modo possono utilizzare il sistema legislativo per aiutare le donne contro la violenza domestica. Per fare un esempio, l'Islanda è in testa quando si tratta di parità di genere, però abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul soltanto nel 2017. Dobbiamo ricordarci che ci sono quindi degli accordi internazionali che sono stati presi e che dobbiamo tener fede ad essi. Volevo darvi un esempio pratico del modo in cui i parlamentari possono utilizzare questa piattaforma per applicare la Convenzione di Istanbul. Alcune settimane fa abbiamo risposto alla legge scioccante adottata in Polonia sui diritti all'aborto. Il governo dell'Islanda ha reagito e non deve in nessun modo inficiare il diritto all'aborto delle donne anche quando vengono dall'estero perché hanno dei problemi nel loro proprio paese. Questa risoluzione parlamentare è stata oggetto di grande interesse da noi e in Polonia e nel mio Parlamento. Abbiamo discusso su questa risoluzione e abbiamo dato sostegno al rispetto dei diritti delle donne, alla Convenzione di Istanbul. In questa occasione abbiamo parlato dello strumento che è il manuale della Convenzione di Istanbul per aumentare le conoscenze dei deputati sul problema, vedere in che modo possono agire contro la violenza sulle donne. Un altro esempio del modo in cui possiamo applicare
la Convenzione di Istanbul nei nostri parlamenti appare durante questo periodo di pandemia Covid-19, perché le donne, come abbiamo visto, soffrono più degli altri di domestica violenza, violenza domestica commentata in tutti i paesi, raggiungendo dei livelli mai visti prima. Questa situazione deve essere affrontata rapidamente a livello di Parlamento e di Governo. Una delle risposte fatte è quella di dare aiuti finanziari alle donne, degli asili, una campagna contro la violenza, ma bisogna fare di più perché gli effetti economici della pandemia colpiscono particolarmente le donne, anche sul mercato del lavoro e nel settore domestico. E questa è una situazione allarmante. Noi, in quanto deputati, dobbiamo agire in modo decisivo. Negli ultimi anni abbiamo visto in tutta l'Europa e al di là, come lei ha detto all'inizio della nostra riunione, dei regressi, un ritorno del pendolo contro i diritti dell'uomo in generale. I diritti delle donne sono diritti umani e questo ha rallentato anche la progressione, il progresso della ratifica della Convenzione di Istanbul. Noi dobbiamo essere particolarmente attenti a questo ritorno del pendolo, altrimenti ci troveremo in una situazione molto grave. E vorrei citare, per concludere il mio intervento, che nel gennaio scorso ho parlato a nome del Consiglio d'Europa ad una convenzione parlamentare in Russia, molto interessante, dove ho incontrato molti ostacoli, devo dire, e ho delle preoccupazioni serie che ho espresso. E vorrei cogliere l'occasione non solo per rafforzare la nostra consapevolezza dell'importanza della Convenzione di Istanbul per difendere uomini e donne e la parità di genere, ma anche per esortarvi a coinvolgere i deputati in paesi come Russia e Azerbaigian a cercare di utilizzare questo strumento, informare i colleghi sulla Convenzione di Istanbul, eliminare gli ostacoli che impediscono la sua applicazione. Siamo consci che ci sono dei paesi come la Polonia e la Bulgaria dove ci sono dei problemi particolarmente, articoli della Costituzione che impediscono di adottare la Convenzione di Istanbul. Questo vale anche per la Russia e l'Azerbaigian. E da ultimo volevo ricordarvi il fatto che dobbiamo tenere presente in Islanda il fatto che i diritti delle donne non ci sono stati dati gratuitamente, abbiamo dovuto lottare per ottenerli e abbiamo sempre dovuto ricordarci noi e gli altri i nostri diritti, dobbiamo continuare a difenderli, dobbiamo prendere delle decisioni importanti perché siano rispettati i diritti delle donne. Nessuno gli regala niente, bisogna sempre lottare per ottenere qualcosa. E vi esorto quindi tutti alla vigilanza, attenzione al ritorno del pendolo sulla Convenzione di Istanbul, attenzione alla situazione in cui ci troviamo con la pandemia e a quello che ne seguirà. Io ascolterò con grande interesse il resto della riunione e aspetto con interesse il suo prosieguo. Rumori vari nel microfono. Grazie a Rosa.
Sarebbe molto bello se potessi mandarci la risoluzione sui diritti all'aborto per facilitare i diritti all'aborto. Mi sembra molto interessante. Sono sicuro che interesserà tutte le donne in Polonia. Seguo la situazione, ho molti amici e amiche che mi tengono al corrente della situazione. E poi potremmo pensare anche a una risoluzione su questo argomento in seno al Consiglio d'Europa. E vi raccomando quindi di agire perché è incredibilmente importante. Nessun diritto può essere considerato come scontato, perché c'è sempre la possibilità di un ritorno indietro, cosa estremamente deludente cercare di spiegare. Continuamente, che ci sono dei diritti per i quali abbiamo lottato. È importante quindi sostenere questa risoluzione. How to proceed? So thanks. Rumori e battiti sul microfono. Grazie ancora una volta. Salti e saluti all'Islanda da Budapest. Un'intera parte della discussione è andata persa perché aveva spento inavvertitamente il microfono. Il prossimo iscritto a parlare in questa discussione così importante è Beatrice Fresco Rolfo. Buone pratiche assunte a Monaco rispetto all'articolo 2.4 del nostro manuale. E le do con piacere la parola, Beatrice. Sono una sua grande sostenitrice. Grazie per la sua energia, signora Presidente. La Convenzione di Istanbul è un alleato importante per i parlamentari che vogliono aiutare le donne nella lotta alla violenza e questo dà alle donne e alle ragazze la possibilità di vivere in sicurezza la vita di tutti i giorni a livello sociale, professionale, da loro, scuola, lavoro o anche nella strada. Il testo normativo più completo in questo settore che è una vera e propria ispirazione. Però la Convenzione ha bisogno di una visibilità. L'informazione alle popolazioni è una bella missione per dei parlamentari che devono spiegare alle ragazze che essere sposate di forza è intollerabile nelle nostre società, per esempio, informare le vittime della violenza nelle loro case dei loro diritti, designare i poteri pubblici e le associazioni che possono fornire loro un articolo prezioso, condannare pubblicamente gli atti grossolani, volgari della vita professionale e sociale. Ci sono delle forme di violenza, come la violenza psicologica, che sono ugualmente molto importanti. Dobbiamo convogliare un messaggio, mettere fine alla violenza sulle donne, mettere fine alle pratiche di un'epoca passata in cui si pensava che le donne sono inferiori agli uomini. Cambiare le mentalità, quindi, per poter modificare i comportamenti. Vediamo, per esempio, la difficoltà che abbiamo avuto nel comunicare tra di noi, ma ci siamo riusciti e questo è stato determinante. Vorrei citare Michelle Bachelet, ex direttrice esecutiva per le donne, che ha detto: è essenziale favorire il cambiamento di comportamento, di atteggiamento che tollera la violenza per impedire che essa si riproduca. E i mezzi per riuscirci sono sensibilizzazione, mobilitazione comunitaria, programmi educativi, vi compresi educazione sessuale, sostegno ai bambini e ai giovani che sono sottoposti a violenza. Quindi dobbiamo privilegiare delle azioni di sensibilizzazione che diano visibilità alle donne e agli uomini che agiscono sul campo.
Abbiamo a nostra disposizione numerosi strumenti per interpellare la società civile, le reti sociali, con una menzione particolare per Instagram, che ha preso un'ampiezza spettacolare presso i giovani e meno giovani di tutte le categorie socioprofessionali. E i messaggi corrono, raggiungono il loro bersaglio, i loro obiettivi. In quanto parlamentari, abbiamo già un elettorato che può analizzare il contenuto delle nostre dichiarazioni, esserne messaggero, possiamo raggiungere i nostri elettori, farne degli alleati. Dobbiamo moltiplicare le campagne di informazione e di prevenzione delle violenze sulle donne. Abbiamo la visibilità necessaria per lottare contro elementi culturali, dicendo che nessuna cultura può scusare degli atti di violenza sessuale. Il Presidente dell'Assemblea ha applicato delle procedure contro le molestie sessuali in Parlamento. Possiamo mantenere una giusta pressione sui capi d'azienda perché garantiscano delle condizioni di lavoro rispettose. Grazie al nostro peso politico possiamo mantenere una giusta pressione sui servizi dello Stato perché rispettino gli impegni assunti a titolo della Convenzione. La Convenzione, se deve essere ratificata, ha bisogno del nostro ruolo di parlamentari che possiamo esercitare una pressione in questo senso. La rete parlamentare delle donne ha avuto la possibilità di lottare contro il pregiudizio che suppone la donna inferiore all'uomo e ha dato la capacità di spiegare i punti forti della Convenzione di Istanbul e contribuisce alla raccolta di buone prassi. Concluderò con un'osservazione personale. Ho fatto una campagna contro la violenza sulle donne nel 2016 a Monaco. E una persona splendida che avevo incontrato mi ha aiutato a mobilitare le ricerche su questo tema. Le violenze continueranno se noi non ci pronunciamo chiaramente contro di esse. Quindi noi abbiamo tutti questa responsabilità. Aggiungo qualcosa sull'ultimo progetto di legge deposto da Monaco. Perché è interessante, è stato presentato 10 giorni fa e riformerà le disposizioni relative alla incriminare delitti sessuali. Finalmente Monaco integrerà la nozione di consenso per i rapporti sessuali. Questo è un grande passo avanti per Monaco a favore della lotta contro la violenza. E concluderò dicendo viva l'arancione! E buon lavoro alla nostra relatrice generale. La ringrazio, purtroppo non sentiamo più la Presidente. Il microfono è spento, il microfono della Presidente. Volevo cambiare. Devo stare attenta al suono. Allora, grazie. Volevo dire che la presa di coscienza è cruciale, ma sono d'accordo con voi che abbiamo bisogno anche di usare meglio le reti sociali e che noi parlamentari dobbiamo svolgere un buon lavoro per cercare di mantenerci anche informati e soprattutto mandare i messaggi, ma usando il linguaggio giusto per le giovani generazioni, i metodi giusti. E quindi sono pienamente d'accordo che Instagram potrebbe essere una nuova possibilità. Vediamo che le reti sociali sono pronte per Instagram. E sarebbe forse interessante cogliere anche questa possibilità offerta da Instagram. Quindi grazie per l'enorme impegno, cara Beatrice. Adesso volevo chiedere all'ultima oratrice, Glantina Ghirmeni, che si concentrerà sul capitolo 532 del nostro manuale, come viene usato in Albania. E grazie per il notevole impegno e l'organizzazione appunto nel Parlamento
albanese di questa convenzione e quindi le do la parola, cara Eglantina. Grazie, signora Presidente, un piacere essere qui oggi. Io parlerò soprattutto per quanto riguarda il follow-up e le conclusioni e in che modo l'esperienza albanese ha aiutato. E volevo ringraziare la signora Presidente perché ha partecipato al nostro evento e per il suo impegno e i suoi incoraggiamenti in questa battaglia, una battaglia che non finisce mai. Devo dire che quando parliamo della relazione del Grevio, io le considero veramente come una specie di roadmap che ci danno delle proposte concrete sulla violenza basata sul genere. E nell'esperienza albanese abbiamo tenuto a mente questa relazione per fare un piano d'azione nelle nostre attività. Quali parlamentari? Cosa possono fare i parlamentari, il Grevio? Spingere i governi e incoraggiare i governi veramente a applicare queste raccomandazioni e devo dire che in base alla realtà albanese noi abbiamo visto che la convenzione l'abbiamo firmata nel dicembre del 2011, che è stata ratificata poi nel febbraio del 2013 ed è entrata in vigore in Albania nell'agosto del 2014 e la prima relazione Grevio è stata nel 2017 e devo dire che sin dall'inizio c'è un impegno politico molto elevato contro la violenza nei confronti delle donne, violenza domestica da parte del governo e anche del Parlamento. Contemporaneamente c'è una partecipazione maggiore delle donne al Parlamento albanese. Questo è un buon punto che ha aumentato ulteriormente l'impegno. D'altro lato, alcuni di noi che sono membri del Parlamento vengono dalla società civile. E quindi c'è una notevole sensibilità su queste questioni proprio, che hanno veramente incoraggiato i parlamenti a fare dei passi avanti. Sin dall'inizio il Parlamento ha approvato la risoluzione per affrontare la violenza nei confronti delle donne, definire una sottocommissione sulla prevenzione della violenza nei confronti delle donne, che è un piano d'azione. Questa sottocommissione ha lavorato in stretta cooperazione con altre commissioni, nonché con l'Alleanza delle Donne nel Parlamento. Il Parlamento e la sottocommissione, il Parlamento hanno cercato di chiedere ai sindaci di ogni municipio di avere dei meccanismi di riforma per le vittime della violenza nei confronti delle donne e ha organizzato varie audizioni anche con ministri, rappresentanti degli enti locali, società civile, università. E speciale attenzione in queste audizioni è stata proprio consacrata alla situazione della pandemia Covid-19, quindi ci siamo concentrati anche su questo aspetto. Contemporaneamente ci sono stati dei miglioramenti nel quadro giuridico nel 2018 e nel 2020 recentemente e questo ha garantito una maggior protezione delle vittime della violenza domestica, coloro che compiono questi atti siano perseguiti in modo più forte e che si cerchi di evitare più violenza, cercando appunto di fare della riabilitazione di coloro che hanno compiuto questi reati. E la legge protegge quindi anche le donne e le ragazze per quanto riguarda le relazioni intime. Nel 2011-2020 si è cercato di armonizzare la nostra normativa con la Convenzione di Istanbul e si è presa anche in considerazione la raccomandazione del Grevio. Io ho visto la raccomandazione del Grevio e la roadmap anche per il nostro Parlamento. Uno degli ultimi cambiamenti della legislazione è stata quella proprio di tutelare le vittime e far sì che coloro che avevano abusato delle vittime venissero allontanati dalla casa, quindi allontanandolo per un periodo determinato dal tribunale,
E questo è nuovo, noi pensiamo a questo che veramente cerchiamo di favorire l'implementazione di questo nella nostra realtà. Recentemente il presidente del nostro Parlamento, Damos Rutisan, ha mandato una lettera ai tribunali, agli capi della polizia per cercare di renderli più efficienti e efficaci di fronte a proprio la violenza domestica, la violenza nei confronti delle donne, per fornire migliori servizi alle vittime e perseguire coloro che sono colpevoli di ciò. Attualmente abbiamo incontrato anche il procuratore generale, un gruppo di donne. Ed essere quindi più forti perché il sistema giudiziario sia il nostro alleato per queste problematiche. Come voi avete già detto, noi abbiamo organizzato il 4 dicembre un'audizione sull'impatto della pandemia 19 sulle questioni di genere col Consiglio d'Europa. Ed è anche questo un settore in cui la sottocommissione, la commissione del Parlamento, le donne che venivano dalla società civile hanno organizzato e hanno cercato di vedere come poter gestire meglio la situazione durante la pandemia. Hanno cercato appunto di vedere quello che conta è prevenire, perseguire coloro che hanno compiuto questi reati, tutelare meglio le vittime e avere degli sforzi più coordinati di fronte a questa questione complessa. Siamo tutti impegnati. Io spero che potremo imparare dalle buone pratiche di altri paesi, vorremmo imparare di più e applicare quanto gli altri hanno già fatto anche in Albania. Grazie. Grazie per il suo impegno e penso che abbiamo avuto dei colleghi veramente molto interessanti che hanno preso veramente a cuore la Convenzione di Istanbul e che stanno veramente attivamente facendo un enorme lavoro per promuovere l'applicazione della Convenzione. Quindi vi ringrazio tutti, non vedo nessuno oratore iscritto, però volevo chiedervi se c'è qualcuno che vuole intervenire, fare un commento. Forse bisogna digerire tutte queste informazioni che voi avete fornito, ecco, però sono veramente molto grata per il vostro impegno e la mia domanda. Quindi c'è qualcuno che vuole fare una domanda? In questo caso chieda la parola. Quindi grazie Eglantina per il suo impegno quale ultima oratrice. E possiamo concludere quindi adesso questa parte. Spero che questa sessione abbia permesso a tutti i membri quindi di seguire da vicino l'uso di questo manuale, vedere le buone pratiche. Quindi non esitate se avete delle domande, delle nuove idee, a contattare il nostro segretariato perché ovviamente ciascuno impara dalle buone pratiche altrui. Sto nuovamente verificando. Ebbene, penso che ci rimarrà tempo per riflettere sulle buone riflessioni dei nostri colleghi. C'è un punto che volevo aggiungere, forse. L'armonizzazione della normativa è qualcosa di estremamente cruciale. La raccomandazione del Grevio devono essere seguite. Volevo veramente ringraziare tutta l'equipe perché penso che abbiano svolto veramente un ruolo molto importante e ci hanno mostrato come facciamo le cose, come dobbiamo farle meglio. E quindi grazie al Presidente che ci ha aiutato in questo lavoro politico. E lei ha parlato anche di volontà politica. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Per cui, se me lo permettete, se nessuno chiede la parola, vorrei ora
passare al prossimo punto all'ordine del giorno. Le buone pratiche applicate durante la seconda ondata del Covid-19 per affrontare le violenze nei confronti delle donne. Siamo un pochino in ritardo rispetto agli orari, ma quindi abbiamo l'audizione con la partecipazione di Charles Ramsden, presidente della Commissione Parità di Genere del Consiglio d'Europa, che è anche direttore della politica internazionale e dell'ufficio della parità del Regno Unito, e quindi possiamo trarre vantaggio dalla sua esperienza e dalla sua conoscenza del settore. E quindi è un grande onore accoglierla qui alla nostra riunione, e lei ci presenterà quindi il lavoro della Commissione della Qualità di Genere durante la pandemia e come tener conto del lavoro di quanto è stato fatto. Quindi vorrei adesso lei è già pronto, quindi spero di poterla sentire bene. Dobbiamo imparare la tecnica per usare tutto questo. Grazie, signora Presidente, spero che lei mi possa sentire. Grazie per la possibilità che mi è offerta di rivolgermi a questo gruppo oggi. Come voi sapete, io sono presidente della Commissione sulla parità di genere al Consiglio d'Europa. Non per molto tempo, sto arrivando alla fine del mio lavoro e volevo dirvi, parlarvi del lavoro che noi abbiamo fatto durante questo anno così complesso. Prima di tutto, su richiesta di uno dei nostri membri, i membri della Commissione di genere hanno reagito molto rapidamente, hanno cercato di raccogliere informazioni sulle misure che erano state intraprese dagli Stati membri per quanto riguarda la parità di genere nella fase di pandemia. E quindi abbiamo chiesto a tutti i nostri membri di chiedere che cosa si faceva per garantire che le donne e le ragazze non soffrissero in modo eccessivo in questo tempo difficile. E abbiamo fatto un documento che potete leggere quando che vari governi hanno utilizzato. Tutte le informazioni che noi abbiamo raccolto sono quindi in una pagina web sul sito del Consiglio d'Europa, diritti delle donne. Il titolo è Diritti delle donne e la pandemia Covid-19. Forse uno dei miei colleghi potrà mandarvi il link e potremo metterlo nella chat. Molto semplicemente, questo ha definito quelle che erano le azioni, ha esaminato le azioni dei vari governi per sostenere le donne. È una lista molto lunga, complessa, e dimostra chiaramente, secondo me, che molti governi sono stati molto consci e attivi della situazione delle donne e delle ragazze, hanno tenuto conto dei loro fabbisogni mano a mano che hanno sviluppato delle risposte per la crisi immediata, ma anche per la fase di recupero. Quindi consiglierei a tutti i membri della rete di darci un'occhiata e vedere quello che si è stato fatto finora. Seconda azione che abbiamo portato avanti, abbiamo fatto un seminario online ad alto livello su portare avanti la parità di genere, il ruolo e la situazione dei meccanismi di parità di genere nel contesto del Covid-19. È un seminario in ottobre sotto presidenza greca del Comitato dei Ministri. Volevo ringraziare per il loro sostegno e il loro aiuto. E troverete la trascrizione del seminario quanto prima nel nostro sito web. Nel frattempo c'è un video che è disponibile se avete voglia di ascoltare tutto il video, però forse possiamo dirvi quando la trascrizione sarà pronta, in questo modo potrete distribuirla ai vostri membri. È stato un seminario molto interessante, ovviamente, e quello che abbiamo, la conclusione principale a cui siamo giunti è che il Covid-19 ha sottolineato, esacerbato vari aspetti della disparità di genere. Un seminario a cui hanno partecipato molte persone, in particolar modo ha sottolineato i vari modi in cui l'attuale crisi sanitaria ha avuto un impatto sulle donne, e
E quindi traccendo dalle ricerche della società civile e dei meccanismi di parità di genere in Europa. Man mano che il Covid-19 continua ad avere un impatto sulla vita nel mondo, le prove mostrano che la pandemia e le conseguenze hanno un effetto regressivo sulla parità di genere. Minacciano di ridurre o portare indietro le donne e le ragazze per quanto riguarda i loro diritti fondamentali. In questo contesto, il ruolo dei meccanismi istituzionali per la parità di genere diventa ancora più importante, per adottare misure che mitighino l'impatto sociale e economico della crisi per le donne. Quindi io stesso ho attuato dei meccanismi istituzionali nel Regno Unito e noi siamo stati molto attivi per cercare di verificare che le proposte venissero sviluppate, portate avanti e effettuate, che le donne e le ragazze venissero tenute in debito conto in tutte le decisioni che venivano prese. Abbiamo anche visto che le restrizioni collegate al Covid per quanto riguarda la pandemia di violenza nascosta ha avuto luogo in molti paesi e questo resistendo a quello che è la Convenzione di Istanbul. In molti paesi sono state prese delle misure per garantire che le vittime potessero avere l'aiuto dei servizi sociali, ma in molti paesi i migranti, le donne profughe, le donne disabili avevano ulteriori barriere per avere accesso a questi servizi. Penso che queste sono delle questioni che sicuramente vi sono note durante la pandemia. Quindi siamo giunti a delle conclusioni, a delle soluzioni. Abbiamo considerato quindi che il fattore genere e altre situazioni del Covid-19 devono essere riprese nel pacchetto di misure e di bilancio. Bisogna investire nella protezione sociale che risponda alle problematiche di genere e nelle infrastrutture di presa e di cura. Bisogna garantire che le donne partecipino al processo decisionale per quanto riguarda la ripresa a lungo termine, cioè che si tenga conto dei fabbisogni delle donne nei piani nazionali per rispondere alla crisi. E abbiamo visto anche che dobbiamo rafforzare i meccanismi istituzionali per promuovere la parità di genere, soprattutto risorse finanziarie, umane e capacità sufficiente per poter portare a termine il nostro mandato. E dobbiamo anche garantire che la parità di genere continua a rimanere una priorità politica. Questo grazie all'uso concreto dei metodi di mainstreaming di genere e dei nostri strumenti. Nel mio paese, il nostro governo ha creato delle task force per occuparsi proprio di questa pandemia e quindi abbiamo cercato di garantire che queste persone tenessero conto i fabbisogni delle donne, cercando di fare delle valutazioni di impatto sul genere, in modo da poter avere poi fiducia e che le decisioni giuste venissero prese avendo delle informazioni giuste in partenza. E qui la ricerca, la raccolta di dati a cui noi abbiamo avuto accesso è stata di importanza fondamentale. Quindi è stato un seminario molto interessante, quindi incoraggerei i membri a leggere il documento che quanto prima verrà pubblicato. Per quanto riguarda il Covid-19 e la violenza nei confronti delle donne, tutti i dati sottolineano che c'è stato un chiaro aumento di violenza domestica durante il lockdown, che le restrizioni hanno avuto un impatto molto negativo per la violenza nei confronti delle donne. Ci sono poi delle misure innovative che sono state prese a livello nazionale per garantire che le donne continuassero ad avere accesso ai servizi. Ma non c'è un approccio unico per valutare l'aumento della violenza domestica nei confronti delle donne. Alcuni paesi sono stati in grado di verificare che c'era un aumento di chiamate alle linee online, sulle chiamate telefoniche, altri che usavano sempre più servizi online o che chiamavano le forze di polizia. Altri hanno invece visto che c'era un calo di queste chiamate, il che era allarmante, anche se ancora troppo chiaro per capire esattamente quello che è successo. Noi sappiamo che il lockdown e le misure restrittive hanno comunque avuto un impatto sull'esperienza di violenza per le donne e quindi anche qui c'è la lista d'azione che gli Stati membri hanno intrapreso per trovare delle soluzioni. Ora,
Mentre sono qui, volevo cogliere la possibilità di parlarvi delle altre priorità del lavoro che è stato fatto al GEC, Gender Equality Commission. In primo luogo, volevo dire quello che abbiamo fatto finora. Uno dei lavori principali degli ultimi anni è stato sviluppare e promuovere la raccomandazione del 2019 del Comitato dei Ministri nella prevenzione e nella lotta contro il sessismo, che è un'enorme raccomandazione che contiene quindi la prima definizione concordata a livello internazionale di sessismo. Vengono indicati tutta una serie di concetti e di comportamenti sessisti, dal mansplaining o comportamento silenzioso, e quindi riguarda proprio i vari aspetti del sessismo. La raccomandazione raccomanda quindi delle misure concrete onde eliminare il sessismo, questo in vari settori. Può essere nei media, nei servizi pubblici, nei centri di istruzione, eccetera, ed educazione. La raccomandazione del Comitato dei Ministri è stata tradotta in 23 lingue e accessibile tramite la pagina web. Abbiamo anche una pagina d'azione e un video e un quiz che sono stati sviluppati quale campagna del Consiglio d'Europa che si chiama Sessismo. Guardalo e di stop. E questo è disponibile in 20 lingue. E la nuova dépliant sul sessismo è stato pubblicato nel settembre 2019, rendendo più accessibile il contenuto delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri, quindi ci sono sezioni domanda e risposta, definizioni di sessismo, obiettivi, impatto e anche esempi di comportamento sessista in vari campi. Perché anche se è indicato nella raccomandazione, noi sappiamo che non è sempre accessibile la raccomandazione e quindi abbiamo cercato di fare un documento più preciso. Allora, si è cercato anche di portare avanti una mobilizzazione contro il sessismo della lobby delle donne europee, che ha promosso quindi le raccomandazioni sul sessismo in 9 paesi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Irlanda, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Spagna. Le autorità in questi paesi hanno quindi sostenuto la lotta contro il sessismo. Recentemente abbiamo cominciato a lavorare su una nuova raccomandazione del Comitato dei Ministri per tutelare il diritto delle donne migranti, profughe e richiedenti asilo. La seconda riunione della commissione di redazione che prepara il testo della nuova raccomandazione si incontrerà oggi pomeriggio. La mia commissione ha mandato di concludere questo lavoro preparatorio e inviare una bozza di raccomandazione al Comitato dei Ministri entro la fine dell'anno prossimo. E la commissione di redazione tiene conto di tutti gli standard, tutto il materiale del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni internazionali, onde preparare la bozza di raccomandazione, ivi compresa i documenti dell'Assemblea parlamentare. Questo è quello che abbiamo in corso e abbiamo ancora del lavoro previsto per il futuro. Noi vorremmo fare uno studio di mappatura sul lavoro che è stato fatto a livello nazionale e internazionale sul ruolo degli uomini nella parità di genere. La Commissione discuterà quindi questione nella prossima plenaria di aprile per prendere una decisione su come avanzare. Per cui potremo fare una revisione di quello che già c'è, delle informazioni, della ricerca che già esiste e le azioni che già sono state intraprese e vorremmo che questo diventasse una parte importante del nostro lavoro nei mesi a venire. Nel corso della riunione di aprile dell'anno prossimo riesamineremo anche il lavoro della Commissione in modo da poter identificare future priorità per preparare il nostro mandato per il periodo 2022-2023, che verrà ovviamente preparato e adottato l'anno prossimo, programma biennale. E questo include anche la preparazione della propria strategia del Consiglio d'Europa sulla parità di genere, visto che quella attuale giunge alla fine del 2023. Nel maggio del 2021 organizzeremo una conferenza sotto presidenza tedesca del Comitato dei Ministri con la divisione violenza nei confronti delle donne per
festeggiare il decimo anniversario della Convenzione di Istanbul e fare una revisione a medio termine dell'attuale strategia di genere 2018-2023. Quindi volevo ringraziarvi per avermi invitato qui e che mi ha permesso di dirvi quello che abbiamo fatto per quanto riguarda le donne nella pandemia del Covid, presentarvi i nostri progetti futuri e vi ringrazio per avermi invitato a partecipare. Purtroppo è l'ultimo evento a cui partecipo quale presidente, in quanto il mio mandato si conclude quest'anno, ma io comunque rimarrò membro della commissione e volevo dire a voi, siamo molto interessati a continuare a cooperare con voi, con l'Assemblea parlamentare, per migliorare la qualità di genere e eliminare la violenza nei confronti delle donne in tutti i nostri stati membri. Signora Presidente, grazie per l'attenzione. Thank you very, very much, and I'm sure. Grazie. Sono sicura che lei abbia fatto un eccellente lavoro e le auguro un buon prosieguo. Ha sicuramente migliorato la vita di uomini e donne ed è molto importante continuare a operare insieme alla Commissione del Consiglio. Abbiamo avuto la delegazione del Consiglio d'Europa venerdì scorso, un'ultima riunione. Abbiamo contattato l'ambasciatore del Consiglio d'Europa a Strasburgo, che ci ha spiegato che nelle ultime 2 settimane tutti hanno parlato della Convenzione di Istanbul. E io mi sono detta, ma come non sapeva che c'era stato il 16° giorno d'azione? E ho sentito vergogna, mi sono vergognata per lei, insomma, perché io che faccio parte del Partito Democristiano, partito piccolo, eravamo comunque al corrente. E c'è gente invece che non fa quello che potrebbe fare, visto il posto che occupa. Questo però è il mio commento personale. Invece apprezzo molto il suo lavoro. Adesso vediamo se ci sono dei colleghi che vogliono fare dei commenti. O chiedere qualcosa, fare una domanda. Che cosa possiamo fare? I nostri colleghi mettono a disposizione tutti i documenti disponibili. Come lei ha appena detto, è molto importante. Vorrebbero smettere questi colpi che vengono dati, non so se al microfono o al computer. Sono molto lieta di dire che il seminario è stato molto importante. E cercheremo di organizzare sempre più seminari per dare un'idea di quello che stiamo facendo, perché altrimenti come si fa a seguire la situazione reale? Invece questi seminari sono molto utili. Lei ha parlato ugualmente di una cosa importante, così come lo è il fatto che sulla pagina web potete trovare nelle vostre rispettive lingue. Cosa importante per noi, non solo per noi che deputati, ma per i membri della società civile, per tutti coloro che possono ottenere così delle informazioni nella propria lingua. Ed è molto importante questo. Il Consiglio d'Europa ha organizzato anche degli eventi in Ungheria. Io faccio parte di un seminario in cui si parlava del sessismo, per esempio. Posso dirvi che è una cosa molto importante in Ungheria, anche in Parlamento, c'è cioè del sessismo. L'Assemblea parlamentare è un po' deludente da questo punto di vista. Dobbiamo essere ancora più efficaci durante la pandemia del Covid. Dobbiamo raccogliere i dati necessari per
E quindi è molto importante il fatto che lei abbia parlato anche di altre attività che sono continuate durante il Covid. La ringrazio per il suo impegno e sono sicura che anche il prossimo presidente sarà una persona splendida come lei e molto impegnata. Oh, I don't see any further comment. So, on behalf of Excuse our me, Madam lecturer, Chair. Madam Chair, yes. excuse me, Madam Estrella has requested the floor. Una richiesta di parola dall'onorevole Estrella. Un grande benvenuto a Edith Estrella, primo vicepresidente del Parlamento portoghese. Buongiorno a tutti voi. Grazie, Zita, per lo splendido lavoro e il tuo impegno in questa lotta importante. Non ho potuto seguire la riunione fin dall'inizio, ma volevo comunque dire qualcosa. Volevo ringraziare a mia volta Charles Ramsden per il suo lavoro e per tutto quanto ci ha detto, le informazioni che ha fornito. Il Portogallo è stato il primo paese a abolire la pena di morte, è anche stato il primo a ratificare la Convenzione di Istanbul e è stato esemplare, adottando poi delle leggi contro la violenza sulle donne. Nonché delle leggi contro la tratta dei profughi. Detto questo, purtroppo ci sono molte donne portoghesi che continuano a morire sotto i colpi del loro marito o compagno. Nel mio paese si dice che nessuno è al di sopra di ogni sospetto. I portoghesi e le portoghesi sono scioccati dalla morte avvenuta ieri di un poliziotto che non era in servizio, ma era per strada. E allora ha osservato una scena di violenza e si è interposto, ma è stato ucciso dall'aggressore perché voleva difendere una donna vittima di violenza. Vorrei attirare la vostra attenzione sulla violenza in aumento sulle reti sociali. Di questo avete già parlato. In Portogallo, in questo momento, è in corso un dibattito molto vivo, preciso su questo tema, perché sulle reti sociali i diritti delle donne non sono rispettati, spesso sono vittime di discorsi sessisti, di insulti, di umiliazioni. E poiché non vi è una legge appropriata, sulle reti sociali si può fare e dire di tutto. Quindi delle reti sociali possono essere dette delle cose altrettanto gravi della pandemia. Gravi per la democrazia, gravi per le vittime. Ecco, quindi io lancio questo allarme e un appello agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli altri paesi, adottate delle leggi per continuare a proteggere i diritti dell'uomo, colpire i responsabili delle infrazioni sulle reti sociali. Ci sono delle leggi per combattere
il discorso di odio sulle reti sociali e tutto quello che viene fatto contro le donne deve essere condannato ugualmente. Ecco, questo è il commento che volevo fare. Mi interessa la sua opinione, Charles Ramsey. Grazie. Thank you very much. I just need to go back with the channels and it takes a little time. Sorry for that. Ci vuole un po' di tempo perché riesca a riprendere la parola. Grazie, Edith. Per la tua osservazione importante. È vero che sui social non sono rispettati i diritti dell'uomo, ancora meno quelli delle donne, e ci vorrebbe una normativa anche in questo senso. Grazie per aver attirato la nostra attenzione. E adesso chiederei al presidente Ramsden se vuole rispondere al suo commento. Grazie. Grazie Estrella. Io sono presidente della Commissione per la parità e sono lieta che lei sia mio vicepresidente. Speriamo che quindi questo tema, grazie a lei, continui a essere preso molto sul serio. Ecco, io risponderei innanzitutto a un commento sul sessismo, perché il nostro lavoro deve riuscire a prevenire questa, a far conoscere innanzitutto il problema del sessismo, a definirlo meglio, che la gente lo riconosca quando lo vede o quando lo pensano, in modo che sia riesaminato l'atteggiamento di sessismo. Qual è la definizione? È stato definito dal Consiglio dei Ministri in modo che noi possiamo identificarlo e affrontarlo e prendere dei provvedimenti per fermarlo, perché è un qualcosa che degrada la situazione delle donne. È basato su stereotipi di genere, sulle delle espressioni automatiche contro gli uomini, contro le donne e le ragazze. Ecco, bisogna ben definire innanzitutto che cos'è il sessismo. E poi il sessismo sui media, sui social. Certo, è una situazione terribile e le nostre raccomandazioni, è una delle cose di cui abbiamo parlato, dobbiamo identificare i rischi e fare delle raccomandazioni. E i mass media evidentemente costituiscono un terreno a rischio per quanto riguarda i diritti delle donne. La loro trivializzazione, le donne diventano degli oggetti, e le donne non possono esprimere liberamente le loro opinioni senza che siano espressi questi sarcasmi. Quindi vediamo ancora una volta quali sono le nostre raccomandazioni. C'è una possibilità di far sì che i ministri dei nostri paesi, i legislatori, dicano il problema esiste, qual è il rimedio. Noi tutti possiamo imparare, nei nostri paesi conosciamo tutti delle donne che sono vittime, che siano delle donne in Parlamento, delle donne nella vita comune, che per un qualunque motivo, siano esse accademiche, membri del settore pubblico. Sappiamo benissimo che questo fenomeno esiste se consideriamo le risposte e i commenti su Twitter a quanto queste donne dicono e fanno, sono permeati da pregiudizi e quindi da sessismo. E nella Commissione per la pari opportunità del Consiglio d'Europa facciamo tutto quanto è il nostro potere per
combattere il sessismo e per rendere il mondo meno sessista e più educato semplicemente per le donne. Grazie per la sua domanda, sono pienamente d'accordo con le sue considerazioni. Grazie, anch'io sono molto lieta del lavoro che lei ha svolto per tutti noi e la sua presenza insieme al Consiglio d'Europa è stato un grande atuto. Ora la presidenza cambierà dal 1° gennaio. Lei ha parlato del fatto che le donne sono considerate ancora degli oggetti, cosa vera, ahimè, è importante. È importante anche rendere chiara la definizione del sessismo. E ci vorrebbe forse anche qui un piccolo manuale. Come fare per reagire se confrontati al sessismo? Perché ci sono questi commenti sessisti, ma la donna non sempre sa come si deve comportare, come deve reagire. Ci sono poi culture e comportamenti diversi che ispirano la reazione, ma questo dovrebbe ugualmente essere un qualcosa che potremmo elaborare, studiare per aiutare. Ci sono alcuni parlamenti e anche il mio parlamento in Ungheria dove ci sono delle formulazioni sessiste che sono considerate naturali, che vengono spontanee per denigrare delle persone. E questo naturalmente influenza tutti gli astanti che ascoltano queste parole, l'effetto viene amplificato e moltiplicato. E invece bisognerebbe alzarsi in piedi e impedire al Presidente del Parlamento di continuare la seduta, protestare. Quindi tutti questi metodi secondo me sono importanti. Bisogna poter fare il proprio lavoro nel modo migliore. Quindi io penso che come deputato potrei raccomandare anche ai miei colleghi di reagire, di parlare di questo problema nel nostro Parlamento e vi invito a fare la stessa cosa. Io parlo in Parlamento di problemi importanti, scottanti e questo comportamento è inaccettabile. Però il Presidente del Parlamento non sempre è dalla vostra parte e quindi dobbiamo cambiare anche lo stile del funzionamento dei nostri parlamenti nazionali. Ne abbiamo parlato durante le elezioni, adesso vedremo cambieranno le cose con le elezioni. E ripeto ancora una volta quanto piacere mi abbia fatto il suo contributo e spero veramente che lei potrà continuare con successo la sua prossima attività. Grazie e auguri di successo per il prosieguo. Grazie mille. E le mando un cuoricino. Ci vuole un po' di pratica per far funzionare questo disegnino di cuoricino. Bene. Chi abbiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno, che è il 7, cioè le varie? Vorrei quindi chiedere se ci sono delle domande da sollevare alle varie. Non è così e passiamo pertanto al punto 8 che riguarda la nostra prossima riunione. Questo splendido segretariato e la delegazione
mi informa che saremo tenuti al corrente del nostro lavoro nei primi mesi del 2021. Io penso che sia veramente importante utilizzare le sue media sociali non solo per la parità, ma anche per le raccomandazioni e definizioni così importanti di cui abbiamo parlato. Perché in Parlamento non sempre si vogliono portare avanti questi dibattiti. E quindi io, cari colleghi, vi devo informare di quello che succede in questa commissione, che è importante, la Commissione per la parità di genere. Naturalmente voglio anche ringraziare tutti voi per la vostra partecipazione attiva. Grazie per questa riunione fruttuosa e estendo i miei ringraziamenti a tutti coloro che rendono il nostro lavoro possibile. Vi auguro a tutti buon Natale e buon anno e sono veramente convinta e spero che il 2021 sarà diverso e celebreremo il 10° anniversario della Convenzione di Istanbul. E spero che ci saranno quindi un maggior numero di colleghi del Consiglio d'Europa che si uniranno a noi per festeggiare questa grande opportunità. Quindi chiederei di non dimenticare questo evento. Grazie di tutto cuore al segretariato. Auguro a tutti il meglio dal profondo del cuore. Speriamo veramente in un avvenire migliore per le nostre povere donne europee. Grazie.